emozione, affetto e in alcuni casi anche un po' di commozione durante la consegna delle targhe di attività storiche a 30 tra commercianti ed artigiani con almeno 35 anni di lavoro sulle spalle. Attività storiche, ha sottolineato il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, che hanno contribuito alla crescita della città. Signor sindaco, è bello vedere tanti artigiani commercianti che ricevono questo riconoscimento di attività storiche, a dimostrazione della vocazione della città di Pescara. È un'occasione di festa perché insomma, questa targa significa che la bottega, qualunque essa sia, ha attraversato Pescara e i suoi cambiamenti. Dinanzi a quelle vetrine è trascorsa la vita, la nostra città è cresciuta, è cambiata, si è evoluta in una parola. Oggi siamo qui a premiare i quanti hanno saputo resistere a eventi di crisi, molte imprese a conduzione familiare che si tramandano diciamo di padre in figlio, e io penso questo, l'idea che ai tempi di crisi si risponde sempre con l'eccellenza, la qualità del lavoro, la durevolezza. Cristian Summa, una bella iniziativa per rendere merito a chi ha fatto dell'artigianato, del commercio, la sua professione, il suo stile di vita, attività con più di 30 anni sulle spalle. Certo, questo è un riconoscimento estremamente importante che il Comune di Pescara dà agli imprenditori in un momento storico così particolare, in un momento storico di transizione da un tipo di economia ad un altro. Le attività che sono riuscite a superare questo step vengono giustamente premiate dal Comune e si fa sì che queste persone possano avere la carica per andare avanti.